C'è il rischio serio che l'Ilva Taranto chiuda, perché questi della Mittal Arcelor sono oramai in procinto di bloccare gli altiforni, forniture, camion, si stanno fermando. Ricordiamo che fu un governo con il PD dentro che disse che questi della Mittal erano i migliori dei partecipanti a questa sorta di bando. Oggi c'è il rischio che una mega azienda chiuda, con l'indotto in crisi, con un pezzo d'Italia che affonda, con l'1,4% del PIL che sparisce. I grillini, un cancro dell'Italia nella politica, hanno proposto la chiusura dell'Ilva, volevano fare un parco giochi, diceva Grillo. Ora smentisce, ma questo dicevano. Dare reddito di cittadinanza, pagato da chi, finanziato da chi, e chiusura degli impianti industriali, con un'intera area bombardata socialmente e moralmente ed economicamente. Non è possibile tutto questo, bisogna cacciare questo governo. Il PD ha fatto i suoi errori e ha responsabilità gravi, ma i grillini hanno perseguito la distruzione dell'economia industriale. E guardate che non c'è solo questa immane tragedia, tralasciamo al momento poi i cataclismi naturali e anche il blocco di opere pubbliche importanti che ne rende più gravi le conseguenze, ma pensiamo alla Whirlpool di Napoli, elettrodomestici. Una chiusura di cui non si parla più, ma Napoli, altra zona dove l'occupazione è qualcosa di prezioso e non può essere cancellata. Questo governo che voleva la decrescita felice con i grillini.